Primo quarto d'ora, benissimo, palla a terra, occasioni create. Ultimo, ultimo quarto d'ora, benissimo, fase centrale di sofferenza perché? Eh, anche per merito degli avversari, sono una buonissima squadra che palleggia molto bene, ma questo lo sapevamo. Eh, però un aspetto positivo c'è, nel senso che nei primi 20 minuti potevamo fare anche il secondo, non abbiamo fatto, non abbiamo chiuso la partita. E con squadre di questo tipo qua, se non la chiude, poi l'episodio può, può capitare. Devo dire, però, nell'ultimo quarto d'ora abbiamo avuto tre palle e gol importanti che se magari facevi una di queste portavi a casa la partita ecco, Nell'ultimi 20 minuti è passato al 3-5-2 con l'inserimento di Perrotta è arrivato subito il gol del pareggio però il 3-5-2 è sembrato essere alla fine il modulo giusto Sì, la dice lunga su questo nel senso che Secondo me in quel momento della partita era giusto fare, fare in quel modo lì. Loro avevano messo le due punte per dare più copertura al centrale, ma soprattutto per allargare di più il gioco e metterli in difficoltà. E così è stato nel, nell'ultimo quarto d'ora perché loro sono andati in sofferenza, specialmente sui cross da fondo campo con la prestanza fisica di Bellini e Monachella che ho messo alla fine. Abbiamo avuto tre occasioni, non abbiamo fatto neanche una, però l'importante è averle fatte. Sul gol subito, assestamento del 3-5-2 o qualcos'altro? Può essere, però. Se sei con 4-5-2, in quelle situazioni devi evitare anche sul cross, deve esserci, deve esserci più densità centrale. Lì... Sembrato che Del Grosso fosse un po' da solo. Era da solo, doveva c'è un altro lì, però è stato anche sfortunato nel, nel momento: nel senso che questo giro palla, usci... siamo usciti bene nella pressione e... e niente, abbiamo preso gol. Peccato. Con una condizione atletica che può crescere ulteriormente, è fiducioso per i playoff, per non avere questi cali? O è solo atteggiamento quando si subisce? No, noi eh, stiamo crescendo secondo me come squadra, come, come mentalità anche. Sapevamo che dovevamo fare una partita anche di sofferenza contro una squadra di questo tipo qua, però vedo una squadra in salute che sta bene, che cresce e eh, sono fiducioso. È chiaro che adesso abbiamo una partita molto difficile a Venezia dove ha perso in casa mi sembra e eh, sarà l'ultima chance anche per loro a noi andiamo a fare 5 a Salerno eh, sembra, sembra tutto facile quando noi andiamo a Carpi magari vogliamo anche dei gol importanti però sembra tutto facile e poi il Carpi va a Salerno e vince, quanto ha vinto? 4 a 1? Sì, 5. Eh. Questa è la dice lunga su questo campionato. L'ultima pillone, non mi faccia brutto, mi devo riferire a quello che ha detto il Presidente, perché ha detto io chiedo più coraggio, certo il Verone è forte, abbiamo fatto una bella partita, però a un certo punto abbiamo messo il pullman davanti alla difesa, testuali parole. Il Presidente, è giusto che dica le sue, le sue opinioni, io le rispetto, io cerco di fare il mio lavoro nel miglior modo possibile. È un aspetto che è da tenere in considerazione questo, però bisogna anche vedere la squadra avversaria che è una buonissima squadra, che palleggia molto bene. Ehm, lavoreremo meglio, cercheremo di far meglio questo, questo aspetto. Proprio l'ultima, quanti punti servono nelle ultime due per chiudere il discorso playoff? Ultime due per il Pescara. Io credo che 54-55 dovremmo, dovremmo, dovremmo essere dentro.